Eccoci ragazzi. Allora, parte il turno 2. Abbiamo giocatore 1, Simone Saccardi. Giocatore 1, Simone Saccardi con mono blu. Allora, Simone Saccardi. Mono U. Ci siete ancora? C'è ancora qualcuno, ragazzi? 8, minchia. Ma dove siete? 8. Tantissimi. Allora, giocatore 2. Quello che vi dicevo, il buon Marco Vailati, che non viene molto spesso, che ho salutato prima. Marco Vailati, che ci gioca mono R cane. Facciamo i nomi un po' così, mono R cane. Ok, ottimo, si vede benissimo. Tanto questo qua sarà un game dove poi la board, quindi anche se il ciao Lance, ma sei Marra? Mi sa di sì. Ciao Marra. Non so neanche pronunciare il nick, quindi siamo a posto. E niente, questa partita ci abbiamo il blu contro il rosso. Mono U Fatine contro mono R Blitz. Mi raccomando, casta bene che non conosco le carte. Ok, allora siamo in due. No, vabbè, scherzo. Allora, questo game ho fortuna perché, come si dice, mono U ce l'ho anch'io. Qualche volta lo uso in amichevole. E quindi le grande Marra. Prima ti ho salutato quando non c'erano ancora i game. Ho detto che purtroppo oggi non c'eri. E Dai, alla prossima, ci vediamo. E niente, invece mono R non ce l'ho, non l'ho mai usato, però comunque sono carte che abbastanza conosco. Allora, mulligan da parte di entrambi i giocatori. Diciamo che vabbè, questo qua è un matchup. Non saprei, secondo me di mono R, perché spinge davvero tanti danni, poi ha un sacco di rimozioni, ha lava d'art che puoi rifare dal cesso sulle fatine, quindi davvero difficile secondo me per mono U contenerlo, anche perché poi non ha rimozioni secche, quando il pezzo è giù è giù. Però cross side, essendo mono R, ha accesso a Blue Elemental Blast. No, Marra, non ho detto niente, ho solo detto che oggi c'erano i player, ho detto te non sei potuto venire, non c'è pallone. E quindi dicevo un po' per i giocatori che c'erano, che eravamo in 18, tranquillo, non, stavolta no, non ho ancora insultato nessuno oggi. Vuoi venire anche te? Ragazzi, qui abbiamo Monica, giocatrice, no, non è vero. Tranquilla ragazzi, aiuto caster, se no sono qui da solo. E prego, si presenti Monica. No, allora passo, vado di là. No, ma come no, ragazzi, la moglie del buon Michele, e niente, ci fa compagnia qua oggi in questa tappa. Intanto è iniziato il game, io neanche ho guardato. Partito mono R, terra monasteri, mentre Simone risponde con terra Ferisie, scusate, terra Miscreant, prende i danni. Turno 2 appoggia anche il Festival Crusher, quindi mono R parte a razzo e non penso, cioè penso che sia comunque già troppo in vantaggio per recuperarla, perché come dicevo prima, main deck non ha molte risposte se la bestia è già stata appoggiata sul campo, quindi quindi
Simone mi sa che oltre ai counter comunque non ha molto alto. Abbiamo Spell Pierce che countera un Lava Dart. Abbiamo il Trigger di Festival Crusher e anche di Monastery. Questo è pre-combat. Bolt in faccia, ok, doppio trigger, si spacca la montagna, quindi probabilmente non ha il time mano per togliere il parante, e con lava d'arte, perché ricordiamo che ha una spella 1 al rosso che fa un danno to any target e può essere anche castata dal cimitero con il costo di flashback e sacrificare una montagna. E abbiamo il terzo trigger di Crusher e di Prowess di Monastery, mutagenica, quarto trigger. E è già l'Ital, ok, chiusura turno 3, perfetto. È stata una partita molto veloce, una sveltina. E niente. E sì, una valanga di danni più che molto, molto veloce come partita, te l'ho detto. Poi tra l'altro è partito anche per primo, quindi non poteva neanche giocare tempo, che tipo magari si teneva open, counterava il pezzo, cioè proprio. Qui non ha avuto modo. Già terra monasteri era brutta. Poi comunque se fai comunque landa stappata, come fai a counterare il pezzo 2 solo con Force of Spike? Quindi cioè non, questa non si poteva vincere, cioè non poteva fare nulla. E vediamo un po' game 2, di sicuro mette i Blue Elemental Blast. Come ti è sembrata la partita, Monica? Questa partita Come ti è stata sembra? troppo Esatto, veloce. non, per niente avvincente questa partita. Troppo veloce, non c'è stata storia. Tra l'altro mi sono perso 2 turni che era metà della partita praticamente, quindi. Però comunque me l'hanno detto, partita veloce, gli ho mandato in streaming, saranno veloci le partite. Speriamo che Simone riesca a vincere questo game 2, così magari allunghiamo un po' lo streaming, se no finisce troppo presto, obbligherò qualcuno ad andare G3, perché se no non si vede niente, ragazzi. Facciamo lo streaming solo di Just Chatting con me, che non è proprio il massimo, visto che siete qua per vedere le figurine. Ritrovate questo individuo qua a parlare con Ah, anche dai! La voce giù, tra l'altro. Wizard 69, Vic, arrivo al volo. Tu sai chi è? È Jacopo, può darsi. Non lo Speriamo. so. Speriamo. Sì, dovrebbe essere Jacopo. Però 69. Sì, grande Jacopo, Jacopo, grandissimo, grazie. grandissimo. Grandissimo Jacopo, ti aspettiamo. Intanto ci godiamo questo G2. Non ho visto quante carte hanno sei dato. Vabbè, comunque, in ogni caso, Mono R già sta messo bene. Mette le Red Elemental Blast per forza di cose, perché non si possono non mettere. Comunque, sono efficienti. Anche se, comunque, cioè, le rimozioni le ha. Le Red Elemental Blast non fanno danni faccia. Magari per proteggersi i pezzi, non lo so. O comunque per fare Counter War on the play. Ci può stare, scusate, Undead Evo ci può stare. Vediamo. Undead Evo vuol dire uno che parte per secondo, quindi che pesca. Simone ha già mischiato. Marco sta ancora mettendo le carte di side. Comunque, vabbè, può prendersi il suo tempo, anche perché non si può parlare di slow play, dato che la partita è durata letteralmente 2 turni. Quindi il tempo di sicuro ce l'hanno. E vediamo, vediamo. Dai, in questa partita
Parla un po' più facile, così capisco anch'io. Uso meno termini da Dai, nerd. vai bene. Lo so, perché poi alcune cose No, sono ma non sono, inglese. sono troppo tecnici. No, ma più che altro sono molti termini in inglese, anche inglesizzati, perché cioè poi abituato a certi giochi così, cioè è il gergo comune. Allora, c'è Mulligan da parte di Simone. Mulligan cosa vuol dire? Vuol dire che non ti piace la mano che peschi, le sette carte. Quindi cosa fai? Rimischi tutto il mazzo, ripeschi sette carte, solo che devi metterne una in fondo. Perché al Ok, costo, paghi cioè, pegno 1 esatti, paghi una per... carta per rifarti la mano per cercare di trovarne una un po' più bella, perché magari sei stato sfortunato la prima volta. Chiaro. Quindi Mulligan vuol dire questo. Lo fa un'altra volta, quindi vale la stessa regola. E adesso ne avrò Ne 5. pesca sempre 7, ne rimette sotto 2. Ok. E diciamo che comunque è un bel pegno da pagare, perché comunque giochi con una carta in meno. Poi adesso lui partirà per primo. La regola qual è? Tu parti direttamente, quello che parte per secondo pesca anche, Ok. quindi giocherà con 2 più 1, 3 carte in meno. Di solito quello che parte è avvantaggiato perché ha più iniziativa, parte per primo, diciamo che è mezzo turno avanti, però se hai carte in meno si sentono. Allora, terra fatina fa scry 2. Scry vuol dire profetizzare, vuol dire guardi le prime due, puoi Ok. decidere se tenerle sopra, entrambe sopra, entrambe sotto, oppure una e una. Allora, esatto, Ok. Ok, una sotto, una sopra. quindi una gli piaceva, una no. Marco ha ciclato la terra, cioè ha scartato la carta per pescarne un'altra al costo di un rosso. E gioca la creatura. Simone, comunque, vediamo che non ha pescato l'isola perché è indietro di terre rispetto a lui, anche se è partito per secondo, perché le terre sono delle carte che servono per giocare Sì, le scarpe. ok, no, E un po' ci ne puoi sono. giocare una a turno. Quindi se lui Ok. non l'ha giocata vuol dire che non l'ha pescata. Adesso questo fa sempre la carta. Questa carta qua dice sempre profetizza 2, pesca 1 per cercare appunto la terra che trova e attacca per fare un danno. Marco gioca la seconda monaca. Attacca, non usa spell, quindi fa solo 2 danni. Simone attacca, ma si tiene. Non gioca altre magie, quindi avrà counter in mano sicuramente. E diciamo se ne sta in difesa perché è partito per primo, però purtroppo non ha visto la terra subito, la seconda terra subito, quindi non è potuto andare molto avanti e adesso se ne deve stare un po' in difesa. Marco ci pensa. Ah, ok, gioca questa spella rossa, ragazzi, scusate ma non mi ricordo il nome, però so cosa fa. Dice tutte le tue creature hanno trampole e poi pesca una carta. E Simo fa counter, no, Simo fa snap, però viene counterato e si piglia un sacco di danni, spende 6 danni. È il turno di Simone che fa ninja, 2 danni, pesca, non pesca la terra, quindi magari ha spell pierce, magari blue elemental blast, si tiene open di un blu. Marco riguarda il cimitero per vedere magari quanti counter sono andati. Ok, Blue Elemental Blast, Pyroblast come prima.
stessa giocata di prima, due trigger di prodezza. Trigger vuol dire attivazione dell'effetto. Ok. Famutagenica, mutagenica, finita. Ok, bene ragazzi, 2-0 per Mono R. Per questa volta ci avevo azzeccato che ho detto che Mono R era in vantaggio, quindi non ho detto cavolate. E a questo punto io vado di là a chiedere qualcuno in ginocchio se vuole andare in streaming a farsi un G3, perché sennò ragazzi che brutto, cioè è durata pochissimo. E magari ci facciamo aiutare da Monica, che magari chiedendolo lei ci Andiamo. ascolta, sennò tutti mi dicono no, no, non c'ho voglia. Torniamo subito ragazzi.